Sembra possibile che io non chieda a nessuno di quelli che siete qui, che io non chieda a nessuno come stai. Perché non sono qui per sapere da te come stai, sono qui per dirti io come stai. E davvero questo deve risultarti proprio molto insolito. Perché è come dire, forse non ci hai fatto caso, ma stai a meraviglia. Non c'è niente che possa stare così tanto bene quanto te. E cosa ti manca? Di saperlo. Trovare dov'è questa cosa. Chi è costui? Chi è? Perché io so che tu sai come ti chiami, sai perfino dove abiti. Sai quando sei nato, ma non sai quando morirai. Ma questo è proprio marginale, perché se fosse importante lo sapresti. Si vede che non è importante. È qualcosa di importante e diverso, completamente diverso. E comunque non è che una persona passa la vita pensando al giorno in cui è nato. Ormai non ci pensi più. Ed è successo così tanto da qui, che non hai nemmeno idea di che cosa sia successo. E a me piacerebbe tanto, e anche a te piacerebbe tanto, fare questa raccolta e trovare questo senso, tutto quello che è stato, questo grande cammino immenso, e tutto il bene che hai avuto, che non hai visto. E stavo per dire tutto lì, ma oddio, è difficile esprimersi così. Perché non sto parlando di qualche millesimo di qualcosa, per niente, perché, come dire, ascoltare tutto questo deve essere bello, perché si deve sentire che ci viene offerta la possibilità di guardare, perché fino a qualche minuto fa abbiamo visto. Tutto quel che c'è l'abbiamo visto. E so, è come andare in giro per il mondo, che è davvero bello andare in giro per il mondo, perché si pensa che sia importante andare in giro a vedere il mondo. E poi, dopo un po' di tempo, comincia a capire che non serve niente, proprio niente. Ma in ogni caso, per sapere che non serve niente, devi andare a vedere. Dopo, lo sai soltanto dopo. Per cui andiamo a giro, andiamo a vedere questo mondo, così sapremo che non serve niente. E quando ci accorgiamo che questa cosa è comunque fantastica, renderci conto, perché deve suggerirci che in realtà quello che deve succedere, più che vedere questo mondo, è guardare qualcosa che c'è. Al posto, proprio al posto di quello che tu credi di essere, proprio allo stesso posto, proprio allo stesso posto. E così le persone, è così bello che ascoltino, perché è come dire, a me fa piacere poter pensare, perfino poter pensare di poter dire così tante persone, come stai? Dentro, come stai? Perché in ogni caso non c'è nessuno là fuori che ti dice come stai. Tutti là fuori ti chiederanno come stai, a quelli a cui importa molto, e anche a quelli a cui non importa niente, perché magari, come dire, è così che funziona. L'educazione è questa, buongiorno, come stai? E non lo so, diciamo che non so, non hai una bella faccia. E ti chiedono come stai, e non è così sincero. A me piacerebbe vedere, non so, qualcuno con una faccia brillante, che esplode di gioia, e non dovrei nemmeno chiedere come stai, perché si deve poter vedere, deve potersi vedere, deve potersi vedere. Perché se c'è una cosa bella di una candela, non è soltanto quello di fare luce,
il potere di quella candela, mettiamo che sia tu, il potere di quella candela è quello di accenderne altre. Davvero. Ti sembra possibile? Sembra possibile che una cosa così semplice, proprio così semplice, possa fare così tanto, così tanto. Come è un po' così, perché noi, dopo tutto, vorremmo sentirci in qualche modo. Se io penso di voler star bene, e se penso anche che non ho nemmeno la più pallida idea di che cosa vuol dire stare veramente bene, ho un problema. Da dove posso cominciare? Da dove posso iniziare? Perché con tutte le prove e gli esperimenti che si fanno, non voglio dire che tutti gli esperimenti sono fallimentari, ma in ogni caso se continui a provarci in tutti i modi e in tutti i sensi e continui ancora a provarci, vuol dire che la cosa è rimasta ancora in sospeso e ancora lì, deve ancora iniziare qualcosa, deve ancora iniziare. Perché prima di tutto, prima di ogni altra cosa, deve succedere che io sappia. Che cosa può voler dire davvero stare bene, stare bene. E come dire, parlare della pace su questo mondo, io non è che ci sto provando, non ci sto nemmeno provando, perché se vengo, vengo con la mia faccia, viso a viso con le persone, e vengo con questa cosa, che non è un'idea, sapete. È come dire, ascoltate se la mia idea vi può piacere, voglio parlarvi della pace, dell'idea che io ho della pace, cosa mai potrebbe essere la pace. Allora tiro fuori la mia idea, magari è bella lunga, larga, alta, tutto quello che vuoi, ho modo di parlarne per così tanto tempo, magari così tanto tempo, ma così tanto tempo. E che le persone ad un certo punto potrebbero dire adesso basta parlare di questa pace, perché è come dire, siamo ancora lì, rimane la tua idea, quella è la tua idea. La tua idea è la tua idea. E io, mettiamo che io, dopo tutto, dopo averti ascoltato così tanto, non ho nemmeno un'idea di che cosa sia, che io me ne vado magari non ho nemmeno un'idea, oppure mi faccio anch'io un'idea personale. La mia idea personale. E guarda che poi magari una persona si mette a militare con la propria idea di pace e non funziona. Vai senza, vai lì, vai dentro di te senza un'idea, lasciale fuori, sentire, perché tutto è già, senza nemmeno bisogno della tua idea. Non c'è una pace davvero reale che abbia bisogno della tua idea, non ne ha bisogno. Questa è una cosa che si fa su questo mondo, è un gioco che si fa su questo mondo. Cerchiamola, parliamone, portiamo le modifiche necessarie, cambiamo le traiettorie, proviamoci in tutti i modi, proviamoci per tanto tempo, sta passando tanto tempo, sta passando tanto tempo, è tanto tempo che là fuori si parla della pace e passerà altrettanto tempo ancora, ancora. Verrà sempre fuori qualcuno con delle idee innovative a riguardo di questa cosa. E in ogni caso, questa cosa in ogni caso è arrivata a un buon punto. Siamo in un paese dove questa cosa è arrivata a un buon punto. A un buon punto, proprio a un buon punto. Ma poi, nonostante questo, proprio davvero, nonostante tutta quella pace che circonda le persone in questo paese, non ci può essere qualcuno, anche solo uno, che dica: ma veramente, veramente questa cosa mi tocca davvero là, davvero questa cosa soddisfa la mia sete, la soddisfa, mi disseta, davvero questa cosa mi sfama, mi riempie, davvero, proprio davvero. Perché per quanto sia giusta quella che abbiamo trovato fino adesso lì fuori, qualcosa dentro lo sa per natura, lo sa per natura ciò che vuole.
che è davvero, la santa natura. E l'incontro di una persona con questa natura, l'incontro, qualcuno che viene, e come dire, io tutto quello che voglio fare è presentarti qualcuno. Te. Proprio te. Proprio te. Perché quando una persona mi dice adesso ho trovato quello che cercavo, io non so cosa vuol dire. Magari quella persona lo dice, ma non lo ha realizzato veramente, non è ancora sul posto. Ma in ogni caso ha dei barlumi di chiarezza. Che stavo cercando, ciò che stavo cercando. E va bene, ciò che stavo cercando, perché tutto il più all'inizio possiamo aver capito che davvero stavamo cercando e non ci eravamo nemmeno accorti. A volte io dico alle persone, guarda che stavi cercando qualcosa. E quella persona si meraviglia un po' perché, è come dire, sto cercando tante cose, ma quella di cui stai parlando forse non me ne ho neanche parlato a me stessa. Forse è bene che io approfondisca un po' questo argomento, come dire, davvero, questo incontro con quello che senti. Che puoi avere, perché comprendere, avere questa possibilità di comprendere questo respiro, avere questa possibilità che ci venga rivelato. Sapete, voglio dire, lo dico di nuovo, rivelato, non detto chi sei, rivelato, perché questa è una cosa che viene rivelata sul momento. Un momento, quel momento fresco, nuovo. Perché se c'è davvero un problema per questi esseri esistenti è quello che sono sempre in ritardo rispetto a se stessi. Stai correndo dietro a qualcuno che non riesci mai a prendere, è te stesso. Tu sei sempre nel passato, sei. Questa cosa è già nuova, già rinata, già fresca, è un fiore nuovo e tu sei lì, a 10 minuti fa, pensi di essere quello che pensavi. E ancora va avanti, ancora ti tieni attaccato a questo, a questo, a questo, a tutte queste realizzazioni. Sei in ritardo. Corri, impara, trova, capisci, cerca di capire che cos'è davvero la velocità. La velocità. Perché noi, a me colpisce il nome che ha questo locale, la dice lunga, perché dice, secondo me dice, sei in ritardo, non sei veloce, sei in ritardo rispetto a te stesso, su, alzati, cammina, corri, non è la prima volta che gli esseri umani si sentono dire alzati e cammina, poi magari fanno finta che voglia dire qualcos'altro perché ho sonno, gli dice alzati e cammina, ho sonno, sai, il tuo sonno viene rispettato totalmente, se dici ho sonno, lo dici a te stesso e dormi, ma se non dici ho sonno e ti senti dire alzati, cammina, corri, sii veloce, non essere in ritardo rispetto a te. Perché magari a volte sei in anticipo, sei su tutte le altre cose, sei proprio a filo, proprio centri tutto in pieno, si sta correndo davvero, davvero là fuori, si sta davvero correndo e si sta raggiungendo delle conoscenze davvero incredibili, perfino un buco tra lo spazio e il tempo per poter andare ovunque, essere ovunque nello stesso momento. No. Ma tu, perché quello che voglio fare io è quando voglio tornare indietro un po', è per fare questo, torniamo di nuovo a te. Ancora voglio dire quello che vuoi, ancora voglio tanto dirti come stai, voglio dirti quanto bello sei e quanto bene stai.
vieni a saperlo, vieni a conoscere, accetta l'offerta, accetta l'offerta. Sapete qual è il dubbio più grande, la cosa più sospettosa, sospettosa? Che ci venga offerto qualcosa gratis su questo pianeta. Ci deve essere qualcosa sotto. Quindi si nasconde qualcosa, gratis. Gratis. Gratis sì, ma il capitale che tu impieghi in questa impresa, il capitale massimo, non hai idea del valore che ha, di ciò che stai impegnando, del tipo di investimento che stai facendo. Non hai nemmeno la più pallida idea. Tanto che non hai altro capitale che questo, è il solo capitale reale che c'è. Il resto è fantasia, sapete, è fantasia. È come la borsa, sapete, è come la borsa, completamente necessaria, ma fantasia, fantasia. Funziona, fa funzionare le cose, fa funzionare le cose, meno la tua gioia, nemmeno se guadagni. Nemmeno quando guadagni in borsa non sei felice, piangi solo quando perdi, quando guadagni non sei felice. È una strana cosa, è proprio è lo specchio di questo mondo. Quando tutto va bene nemmeno te ne accorgi, quando tutto va male dici, ahi, mi fa male, soffro, soffro. Ti accorgi di soffrire, ma non ti accorgi di gioire. Questa è la borsa, questa è la borsa. Tutti operatori in borsa su questo pianeta, tutti, anche gli eschimesi, loro non lo sanno, ma lo sanno, stanno operando ogni giorno, proprio come questa natura, la natura di questo universo, è la borsa, proprio così. E, e se chiude? E se la borsa chiude? Vediamo che chiude, vediamo che blocchi il mercato. Sapete, quando va al peggio, cosa fa la borsa quando va al peggio? Chiude i mercati, così tu non puoi più vendere, non puoi più comprare, ma non puoi nemmeno vendere, non puoi nemmeno salvarti, niente, non hai via di scampo, chiude, chiude. Quando riapre è troppo tardi, questa natura è fatta così, tutta la natura è fatta così. Quindi sempre in ritardo, nota che sei sempre in ritardo. Rispetto a te, se no non correresti tanto, se no non avresti tanto affanno, se no avresti un'andatura così gentile da avere la prosperità che deriva dal semplice fatto di riconoscere questo respiro. Questa è la cosa che prospera. E rivela ogni momento che cosa tu sei davvero, proprio davvero. E sapete, quello che non sei davvero comunque non è niente male, neanche quello. Sapete, si tratta della genialità, della capacità di sopravvivere.